Qui verranno esposti tutti dei cestini fatti da un ragazzo del posto. Qui ci saranno i pescatori locali che aggiusteranno le reti. Quest'anno abbiamo inserito qualche mestiere in più. E distribuiremo il vin brûlé, che è un vino caldo fatto con le spezie. E abbiamo inserito anche il mestiere di fioraia. E qui di fianco verrà il tornio con le ceramiche, la lavorazione della ceramica. Abbiamo fatto una sorta di censimento, così ogni anno ci rendiamo conto un po' delle affluenze e del pensiero, insomma, della gente. Quindi faremo una raccolta di firme, di messaggi. All'angolo del castagnaro si faranno delle castagne. Qui abbiamo pensato bene di fare una cosa un po' in grande, dato che lo spazio ci era consentito, abbiamo pensato di fare un grande mercato. Qui ci sarà l'angolo con un'osteria, l'osso che distribuirà del vino locale, il banco della torrefazione, quindi penso distribuiremo un pochino di caffè. Questo è il banco del Casadduoglio, salumi, formaggi, insaccati, e questo è l'angolo della pescheria. E più avanti abbiamo messo un nome un po' ironico, Pappadoria, perché ci saranno delle cose fatte da alcune signore locali, dei fritti fatti al momento, quindi degli struffoli, delle zeppole, ci sarà della polenta, quindi non potete mancare. E quest'anno c'è una grande novità, abbiamo pensato bene di fare anche una tenda berbera dove distribuiremo del tè. Come sempre, in ogni cosa che uno si presta a fare ci sono delle piccole difficoltà che fortunatamente riusciamo a superare, perché la gente è molto collaborativa. Buonasera e benvenuti al Presepe Vivente, la terza edizione del Presepe Vivente curato dall'Associazione Culturale Apriezza. Io sono la fioraia Aciurar, sono passata a un mio vecchio lavoro, in effetti io nella vita ho fatto anche la fioraia. Siccome il Presepe si ingrandisce, nel senso che tanta gente ha aderito al nostro progetto, io ho lasciato il reparto mangereccio, la pappatoria come diciamo noi, e sono passata a un mio vecchio lavoro che era la fioraia, e quindi qui abbiamo recuperato un po' d'abete, del mirto, io ho recuperato le spugne, va bene, i cesti, e sto preparando dei cestini di fiori per questo presepe vivente. Grazie mille a tutti come al solito, e grazie a tutti quelli che aderiscono e alla gente che ci segue. Buone feste a tutti.
Salve, io sono il censore, faccio il censimento nell'anno in cui è nato Gesù, però anche se non è proprio così, ma in realtà raccolgo le opinioni, le dediche, tutto ciò che ci volete lasciare qui su questo bel libro, in cui siamo contenti di raccogliere tutti i ricordi di questo presepe vivente. Mi occupo di censire, ma in realtà raccolgo le dediche, quelle che mi auguro di ricevere, quelle più belle, sempre che restiate contenti, insomma. Io sono il Vasaio, questa è la terza edizione, diciamo, del Presepio Vivente alle Forna. È una tradizione che si fa ogni anno, è una cosa fantastica, veniteci a trovare perché è molto bello da vedere. Grazie. Edizione del presepe vivente, faccio l'artigiana, vendo i cesti e faccio l'uncinetto.
terza edizione del Presepe Vivente, quest'anno si è svolta qui alle Forna. Questo è l'angolo cantina e io sono appunto la vinaia, quella che vende il vino. Fortunatamente l'afflusso di gente comunque è stato molto prosperoso perché la piazza è tutta piena. Con questo auguriamo un buon anno a tutti e buone feste. Questa è la terza edizione del Presepe Vivente, questo banco si chiama il Casatuoio e praticamente vendiamo formaggi, salumi e poi abbiamo una chicca che sono i ceci fritti, è una ricetta dell'antica tradizione ponzese, è una specie di aperitivo perché questi ceci vengono messi a bagno e poi fritti e salati. Siamo in due e vi auguriamo buon anno. Siamo alla terza edizione del Presepe Vivente, quest'anno si è svolta alle Forna nella zona chiesa. Questo è il banco del pesce, dove ci sono pesci tipici come lo scorpano, l'aragosta, la gran seola, poi abbiamo cozze, vongole, c'è un po' di tutto, abbiamo un banco ben assortito. Thank you.
io porto l'oro e vi verrete bene. Io porto l'incenso e lo dono ai sacerdoti dei sacerdoti. Io porto la mirra per il sacrificio del grande re. Allora, anche per quest'anno si è conclusa la terza edizione del Presepe Vivente dell'Isola di Ponza. Noi ringraziamo tutti, ma un ringraziamento particolare va a Chiara Ferrantini e alla Sartoria della RAI che ci hanno mandato i costumi per i Re Magi. Un grazie a tutti e anche della Natività. Un grazie a tutti e un grande grazie alla popolazione anche di Ponza. Grazie mille.